pesante, i suoi ci hanno provato quell'1-2, probabilmente nel primo tempo vi ha dietro le gambe. Scusa, qualcuna parola italiana, ma sto qui solo 4 mesi e non è facile parlare italiano. Scusa, qualcuna parola, se parlo qualcuna inglese è meglio per me. Quando noi perdiamo 3-0 contro una squadra come Catanzaro, è difficile parlare che il risultato non è vero. Perché io penso che noi facciamo una bella gara oggi, e quando è il meglio giocatore del campo e portiere del Catanzaro, si dice tutto. Ha fatto 3 tiri, la squadra del Catanzaro, e ha fatto 3 gol. Noi, con tante opportunità, niente. E questo è calcio, e questo è il nostro momento, perché noi creiamo situazioni per fare gol. E noi non stiamo con la fortuna in questo momento. Ma io penso che noi con questa attitudine, con questa situazione, che come lavoriamo, io penso che noi stiamo in the camino, siamo sulla strada, sulla strada giusta. Io sono un portoghese solo qui in Italia, sono straniero, è difficile parlare qualcuna cosa che passa nel calcio italiano, ma la mia esperienza mi fa parlare così. Oggi ha qualcuna cosa che manca nel gioco. E voi? Io credo che il giornalista vede uguale a me. Quando il rigore si passa in un'altra area, io non so se è rigore. E oggi l'arbitro ha fatto una cosa che io penso che non è corretta. Dopo, noi quando parliamo del secondo giallo per il giocatore numero 14 a minuto 9, io penso che tutti di voi pensa come io. È secondo giallo, 9 minuti di seconda parte. Dopo, quando parliamo che sta 2-0 per Catanzaro e ha un rigore chiaro sopra Gondo, e non si fischia, qualcuna cosa va male. Questa Serie C ha iniziato male, e io penso che qualcuna cosa cambia. È meglio per calcio italiano, ma io ho solo un mio punto di vista come straniero, perché la mia esperienza è di altro paese, che qualcuna cosa manca uguale come qui. Ma io penso che quando l'arbitro fa lo che ha fatto oggi, non è giusto per Rieti, perché io penso che noi ha fatto una bella gara. Va bene, grazie. Ok? Bocca al lupo per tutti.